Parcheggia quell'affare e vieni con me. Ma io c'ho da fare, devo portare un malato a fare la radiografia. Prima te la faccio io a te la radiografia. Oh, ma che siete matto? Ma che volete da me? Eccola, Dante Ramucci. Meglio conosciuto come Arbove del Testaccio. Adesso far bravo e lavora agli ospedali riuniti di Roma. Ma i soldi non gli bastano e per arrotondare lo stipendio far traffico d'anfetamina, vero? Ma che dite, maresciallo? Me possono cercarmi io? Perché vuoi rinunciare al dono della vista? Lo sanno tutti che sei il più grosso impasticcatore dei balordi della capitale. E tuo cugino, il baronetto, t'aiuta. E tu in cambio, per riconoscenza, gli reggi l'alibi. Che te? Te devo sturare l'orecchio? Ma mio cugino sta male per davvero. Eh sì, sta per morire. Che gli è successo? A lui ancora niente. Ma Gipo è morto. Gipo? Madonna mia! Lavorava col baronetto, no? Sì, dopo l'arresto del cinese e del Zagaia si erano messi in tre. Mio cugino, Gipo e Otello. Tuo cugino è venuto qua? No, no, qui non ho visto nessuno. Può darsi che sta inguattato perché sa che dopo Gipo tocca a lui. Avranno fatto un torto a qualche ricettatore. Non mi sai dico a chi smerciavano la roba? Io non so niente. Sta attento a Bove che t'apro il culo. Ma io sto fuori da quel giro. Comunque, se si fa vivo avvertimi subito per il bene tuo e quello suo. Ma perché? Ci potrei andare mezzo pure io. Ti cacchi addosso, Dai, via. Se non vuoi perdere posto mi devi aiutare. Devi stare dalla parte mia. De Otello, che mi sai di? La famiglia sta al Prenestino, ma quando deve stare nascosto va a casa dell'amica. E come si chiama? Mi pare Adelaide, abita via del governo vecchio, maresciallo. Ma davvero sto in pericolo? Ma che posso fare? Infastichete, ti vedo un po' giù.